Oltre 100 eventi per un mese hanno dato lustro alla città durante il periodo natalizio, iniziative che ogni anno, secondo un sondaggio lanciato dall'assessorato al turismo ed eventi del comune di Fano, interrogando esercenti e albergatori, risulta positivo portando valore al commercio e al turismo. Il 92% di loro sono molto contenti di quello che sta realizzato, chiedono ovviamente delle attività sempre maggiormente evidenziate in tutta la città, soprattutto in quelle zone dove non ce ne sono, c'è una gran spinta di commercianti a motivarci, insomma, a riempire anche quelle parti. Molte sono le guide che arrivano anche da fuori della nostra città, quindi da Urbino, da Gradale e tutte le altre città, che inseriscono Fano nelle loro visite, quindi segno che c'è una propensione positiva a vedere Fano. L'occasione dove si è registrato il maggior profitto riguarda l'evento di inaugurazione, ritenuto positivo per il 53% delle attività. Il Magic Sand ha stimato 20.000 presenze, la pista di pattinaggio sul ghiaccio ha registrato un 20% in più rispetto al 2018, con un numero di ingressi pari a 8.000 persone. Incremento di interesse per la città è stato confermato anche dall'aumento delle richieste di visite guidate e dell'affluenza registrata di pubblico per i mini tour organizzati con guida. Ottimi risultati anche per il Teatro della Fortuna e per il Museo della Flaminia, che dal 30 novembre al 6 gennaio ha accolto 292 persone. Record in termini di numeri realizzati per l'edizione del Natale conclusa, frutto del lavoro dei diversi enti e Proloco con i suoi tanti volontari. Noi ogni anno abbiamo aggiunto qualcosa, se voi andate a vedere da quando noi abbiamo iniziato ad oggi si vede dove c'è stata la crescita della Proloco in questi anni e dell'amministrazione comunale in questo evento. Noi già per il 2020 abbiamo delle idee che volevamo già realizzare in questo anno, ma abbiamo detto meglio aspettare il prossimo anno e realizzarle in modo positivo. Diciamo già che punteremo un pochino su quello che è il Pincio, che diciamo è stato riqualificato dall'amministrazione e quindi sarà quello uno degli obiettivi in cui ci poniamo per il prossimo anno.